Stewie nasce da un nuovo concept per una lampada da terra, una nuova tipologia di luce radente. Ho cominciato a ragionare su come può vivere all'interno appunto dello spazio questa forma molto tondeggiante, molto amichevole, e quindi che diventava una sorta di piccolo personaggio domestico che si crea tra oggetto e consumatore, quasi proprio una relazione affettiva. Volevamo che l'idea di avere una forma che ti viene voglia di accarezzarla. Quindi abbiamo cominciato a fare una ricerca su quello che poteva essere il materiale ideale, che ci ha portato ad avvicinarci a una tecnologia che arriva da completamente un altro mondo. È questo polipropilene espanso accoppiato con dei tessuti tecnici utilizzati in altri settori, vedi il mondo sportivo o il mondo dell'accessorio da viaggio. Il colore è un punto molto importante, l'interno doveva essere comunque un colore chiaro. Mi interessava creare una superficie che facesse vibrare la luce. Abbiamo scelto un tessuto prismatico, cioè una doppia vita della lampada accesa spenta. E quando è spenta crea questa sorta di appunto piccolo personaggio domestico che tu puoi mettere dove vuoi. Nel momento in cui viene accesa, questa luce va a spalmarsi su tutta la superficie, che viene diffusa e proiettata frontalmente. Mi ricorda molto le grafiche che venivano utilizzate negli anni, se vogliamo, negli anni 60. Non ha una collocazione ben precisa, ma tu la puoi spostare a seconda delle esigenze, del tipo di atmosfera che vuoi creare all'interno del tuo ambiente. Vedendo come stanno cambiando gli stili di vita, può funzionare molto bene in composizione, ma anche in alcuni spazi collettivi, sempre di più dei grandi salotti, dei punti relax, lounge, eccetera. Ci è venuto quasi spontaneo nominarlo come uno dei personaggi che a tutti noi è piaciuto sempre molto, che è questo cartone animato americano dove il figlio, che si chiama Stewie, e ha delle caratteristiche simili, ha una testa enorme, ovale, e un corpo molto esile.